Buona domenica a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Appena terminato Lecce Genoa, valevole per l'anticipo della quindicesima giornata, ed è terminato con vibrante, bellissimo e scoppiettante 2-2 tra Lecce e Genoa, col doppio vantaggio del Genoa, 31esimo con Goran Pandev, raddoppio 46esimo del primo tempo su rigore con Criscito. Nel secondo tempo il rimontone del Lecce al 60esimo con Falco e al 70esimo a pareggiare con Tabanelli. In virtù di questo pareggio il Genoa sale a 11 punti mentre il Lecce sale a 15 punti. Cosa dire di questa partita? In un primo tempo, secondo me, dominato dal Genoa, dove va in vantaggio il 31esimo con Pandev, con uscita secondo me scellerata di Gabbe da fuori area, fa un pallonetto Pandev, troppo al vantaggio. Non c'è una grande reazione secondo me del Genoa. Alla fine del primo tempo c'è un rigore netto per un fallo di Luccioni su un giocatore del Genoa, la tira Criscito, tira molto bene il rigore e va 2-0. Nel secondo tempo cambi decisivi per l'allenatore del Lecce che fa ad esempio entrare Falco e Tabanelli ed esce Babacar veramente evanescenti e succede veramente qualcosa di veramente incredibile. Al 60esimo accorcia le distanze il Lecce con un bellissimo gol di Falco, calcio d'angolo, Petriccione, la passa subito, sta vicino Falco, Falco più o meno da così tira a giro da fuori area all'incrocio dei pali, bellissimo gol dell'1-2. Il Genoa perde la testa, il primo tempo era ammonito a giovane colombiano a Cudera 18esimo e vi spiego perché. Dopo poco che è stato fatto il gol, fa l'inutile che fa a Guder, a un difensore del Lecce per cercare di togliergli la palla dove non avrebbe avuto dentro l'area del Lecce nessuna occasione, doppio giallo e viene espulso. Esattamente un minuto dopo, con il Genoa in 10, arriva il pareggio del Lecce, cross di Falco e colpo di testa di Tabanelli, sigla 2-2. Pand viene ammonito al 73esimo per un fallo e 4 minuti dopo entra in ritardo su un giocatore del Lecce, doppio giallo, viene espulso. Qua ovviamente pazzesco, perché vi ricordo, ripeto, ravvogiamo il nastro sul 2-0 per il Genoa, c'era stato un contropiede da solo contro il portiere Agudelo che si è fatto circa involato 15-20 metri da solo contro il portiere, si mangia il gol del 3-0 che avrebbe chiuso la partita, in più si fa beccare un giallo, un doppio giallo e viene espulso. Quindi veramente oggi Agudelo disastroso, le prove tutte il Lecce fino alla fine per cercare di portare a casa la vittoria con due uomini in più, ma non ci riesce neanche oggi il Lecce. È un peccato perché gioca molto meglio in trasferta per un discorso tecnico tattico di caratteristiche dei giocatori, ma in questo campionato finora il Lecce non è ancora riuscito a trovare la sua prima vittoria stagionale in casa. Genoa molto male nel secondo tempo, sbagliato a far uscire Scione, che è un giocatore d'esperienza, avrebbe dovuto far uscire Agudelo che era già ammonito, grossi errori a livello tecnico-tattico nel secondo tempo, soprattutto per colpa dell'allenatore Thiago Motta. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Auguro un buon proseguimento di domenica dal vostro grande Capitan Napoli, ciao a tutti.